grande foresta, il Mato Grosso. Verrebbe da sorridere viaggiando oggi per le sconfinate distese dello stato del Mato Grosso do Sul, dove di alberi non ce ne sono quasi più, distrutti per far posto a miniere, pascoli e terreni agricoli, molti dei quali oggi abbandonati perché la terra, di origine forestale, si inaridisce rapidamente a causa delle coltivazioni estensive. Verrebbe da sorridere se non si sapesse che qui, come in altre parti del Brasile, l'evidente contraddizione del nome ha origine nella catastrofe umana e ambientale che i colonizzatori europei, con il loro seguito di armi, malattie e missionari, hanno provocato nel corso degli ultimi 5 secoli. L'America è il terreno dove si è svolto il più orribile genocidio di popoli, culture e tradizioni che la storia dell'uomo ricordi. Massacro che continua ai nostri giorni, per i pochi sopravvissuti che resistono alla colonizzazione della civiltà di origine europea. Aqui è il nostro luogo. Qui morreu mia avó, nostro antepassato. Morreu tudo aqui. Enquanto isso, a nossa aldeia aqui, pegaram os homens brancos, pegaram, apoiaram o trator, tá derrubando tudo, mato, tá acabando tudo. Gli ultimi veri americani vivono, o per meglio dire sopravvivono, in condizioni inumane. Relegati in riserve, privati delle terre, dei mezzi di sostentamento di base, espropriati degli usi e costumi tradizionali e millenari, costretti a mendicare un pugno di alimenti dal governo per non morire di fame, circondati dal razzismo di ricchissimi latifondisti e di poverissimi contadini. Lottano per non scomparire, per rivendicare il diritto alla vita dei loro bambini, il diritto di esistere con la loro differenza. Dei 920 popoli esistenti in Brasile fino al 1500, 700 sono estinti. Un termine che nasconde la distruzione sistematica di milioni di esseri umani. Dei circa 5 milioni di indigeni che vivevano in Brasile, oggi ne sopravvivono circa 350.000. I Guarani un tempo occupavano circa 350.000 chilometri quadrati di foreste, fiumi e pianure, dislocati in 5 paesi dell'America Latina. Un tempo i Guarani erano 1,5 milioni. Oggi sono in tutto circa 30.000. 20.000 sono i Guarani Kaiowá che vivono nel Mato Grosso, in piccolissime riserve o in precari accampamenti. Da sempre i Guarani Kaiowá sono alla ricerca della terra senza male, luogo dove gli uomini vivono senza dolore e senza sofferenza. Il legame che li unisce alla terra è profondo, è inscindibile dalla loro identità di popolo. Chiamano i luoghi che occupano Tekoha, l'insieme della terra, l'acqua, la foresta, le piante, gli animali, dove si realizza il teco, il modo di essere Guarani Kaiowá.
La foresta, Ka'agui, è un elemento fondamentale del Tekoha, non solo per la ricerca degli alimenti, della legna per il fuoco e per la costruzione delle case, per la produzione di utensili, per i rimedi medicinali. Il Ka'agui è il legame con la tradizione e la cultura degli Avi, dove abitano innumerevoli spiriti e dove si raccontano i miti antichi. La relazione ancestrale con il mondo, il mantenimento dell'equilibrio universale sono garantiti dal cordone ombelicale che li lega alla terra dove sono sepolti i loro avi e che ha mantenuto, nonostante le espulsioni e le aggressioni dei bianchi, l'identità di popolo, perché i Guarani Kaiowá continuano a restare il più possibile nei pressi dei territori dove hanno vissuto e dove sono sepolti i loro vecchi. Le principali attività di sussistenza dei Guarani Kaiowá sono tradizionalmente l'agricoltura, la caccia e la pesca, attività che non permettono più la sopravvivenza per il costante esproprio della terra, la distruzione delle foreste, l'avvelenamento del suolo e delle acque. Molte famiglie sopravvivono con piccoli lavori artigianali e grazie alla distribuzione della cesta basica, un pacco di viveri distribuito dal governo mensilmente. Per un popolo così legato alla terra, il furto e la distruzione del territorio è sconvolgente. La colonizzazione, la schiavitù, i massacri, l'indottrinamento religioso, l'integrazione forzata hanno portato al limite la capacità di resistenza dei Guarani. In ogni Tekoha possono esserci più famiglie. La necessità di rapportarsi con il mondo dei bianchi ha reso indispensabile la figura del cacique, capo politico del Tekoha, a volte chiamato un Boruvisha. Ore jiroku Koambai jaraupe Ore jiroku Oromomona orogore kouteri Ore jiroku Uwirai ja shembo jiroku Uwirai ja shembo jiroku Cheruroka adu aisha 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 Cheruroka. Centinaia di bambini e adolescenti si sono suicidati negli ultimi anni, incapaci di vivere senza le foreste, senza la possibilità di cacciare e pescare, e incapaci di sopportare la miseria dei ghetti imposti dai bianchi. Eppure la grande spiritualità che pervade i Guarani, l'atavico attaccamento alla terra, permette alla maggioranza di loro di avere speranza, di cercare ancora la terra senza male, di lottare per la riconquista delle loro terre, di rivendicare e riaffermare le loro tradizioni culturali e sociali. È con le retomadas, la rioccupazione della terra, che i Guarani Kaiowá continuano a lottare. La riconquista delle terre si scontra spesso con i pistoleros dei proprietari terrieri, con le leggi razziste del governo brasiliano, con la complicità delle agenzie teoricamente create a difesa dei popoli indigeni del Brasile. Per la legge brasiliana gli indios sono minorenni, nel senso che non hanno capacità di intendere e di volere. A nessuna tribù è riconosciuto il diritto alla proprietà della terra. Ancora nel 1981 il Brasile tentò di far passare una legge che definiva i criteri dell'indianità, cioè le caratteristiche biologiche, fisiche e culturali indesiderabili. Coloro che presentavano queste caratteristiche basate sul modo di vestirsi e sul parlare o meno la lingua portoghese non avevano diritti sociali e politici e non potevano rivendicare il diritto di proprietà. Oggi, con il governo Lula,
Purtroppo le cose non vanno meglio. Nell'ultimo anno sono stati rimossi tutti i funzionari governativi che favorivano la politica della recuperazione delle terre da parte dei Guarani, bloccando di fatto tutte le procedure giudiziarie intentate per il riconoscimento delle terre indie occupate nelle retomadas. Ninguém fala nada isso. E noi stiamo qui. E qui. Noi non tem. Aonde se buscar? Aonde nós vamos trazer o pão de cada dia para esse povo? Então nós estamos sofrendo. É um sofrimento muito grande que o meu povo está passando, né? Pedimos comida. Fui lá para o governo pedir aquela cesta básica. Chegou lá. O rapaz que atende lá a cesta quase me joga pela janela. Levantou brabo. É um homem muito bruto. É um ser humano muito grosso. Não quer ouvir o índio. E agora vai vir cadastrar o pessoal aqui. Quem tem documento vai pegar. Quem não tem, quem que ele vai comer? Então nós estamos passando por um momento difícil. Por um momento, eu não sei até que ponto vamos passar isso. Então, é duro para nós. Duro, muito difícil para a nossa vida. Enquanto que nós não podemos ocupar toda essa terra, nossa aldeia. Dessa terra aqui, nós vamos tirar alimento. Que vai abastecer o estômago das crianças. É dessa terra aqui. Nós não vamos depender do governo se a nossa terra aqui estivesse pronta. Nós não vamos depender. Nós vamos tirar daqui. E nós já estamos começando. Estamos começando. Aconteceu. Pegaram o cacique, deram chute, bateram até não levantar mais. Stanchi di attendere il riconoscimento alla proprietà terriera indigena, che il Brasile continua ad ignorare nonostante le leggi internazionali, i Guarani continuano ad occupare le terre rivendicate, pagando con il sangue ogni metro riconquistato. Nel gennaio del 2003, Marcos Verón, 74 anni, cacique, leader dei Guarani Kaiowá, è stato picchiato a morte dagli sgherri del fazendero, che occupa da 50 anni la sua terra natale, Taquara. È stato ucciso nel corso dell'ennesimo tentativo di occupazione pacifica. Pegado o lado, o homem colocou aqui o revólver no lado, aí e aí meu pai na cabeça do outro pistoleiro, não era nem arma, era uma bolsa, era um pau, um pedaço de pau dentro de uma bolsa. Aí a gente, aí eles conseguiram desarmar. Aí meu pai falou para os pistoleiros: eu não quero briga com vocês. Vocês têm filho, vocês devem ter parente, vão embora, porque essa área é nossa. Nós não queremos brigar com vocês, porque vocês são iguais a nós. Aí eles foram embora. Aí um dos pistoleiros era paraguaio, aí olhou no meu pai, falou pro meu pai: eu tenho muita vergonha de ter vindo aqui, porque eu sei que... Aí falou pro meu pai: o senhor é Marcos Verão? Aí meu pai falou: sou. Não acredito. Aí ele pegou... Na mão do meu pai, falou: eu tenho honra de conhecer você. Aí eles foram embora, era 30 pistoleiros.
Aí foi embora. Marcos è stato sepolto nella sua terra. La sua comunità vive oggi nei territori riconquistati, anche se nessuna garanzia di permanenza è stata data loro dalle istituzioni ufficiali. Hanno ricostruito le case, eretto lungo su la casa di preghiera, cominciato a coltivare i campi. Il figlio e la moglie di Marcos hanno preso il posto del grande cacique nel dirigere socialmente, politicamente e spiritualmente il Tecoha di Taquara. Nel 2002, il gruppo teatrale Igramul Le Mille Molte incontrò i Guarani Kaiowà nel Mato Grosso del Sud. Da questa esperienza, ripetuta alla fine dell'anno scorso, nacquero iniziative e progetti che accompagnarono l'impegno teatrale degli Igramul. In Brasile il gruppo Igramul ha portato il suo terzo teatro, il suo teatro antropologico, come merce di scambio culturale. E ha lasciato un pezzo di sé, un laboratorio teatrale integrato aperto alla città, volto a formare un gruppo teatrale permanente di contatto con la realtà indigena, da troppo tempo ignorata. Al ritorno in Italia, il gruppo Igramul si è assunto il compito di testimoniare ciò che aveva visto. Piccole iniziative che miravano a rispondere a necessità vitali, ma soprattutto a creare sostegno e sensibilizzazione, a far nascere una rete di solidarietà per spezzare l'isolamento del popolo Guarani Kaiowà e appoggiarne le lotte per la sopravvivenza. Tra le altre iniziative, alcune in collaborazione con l'associazione Walter Rossi, l'associazione di solidarietà tra i popoli Yumimeya e l'associazione Manò, hanno contribuito a risolvere problemi di approvvigionamento idrico, di comunicazione e di riparo per alcuni villaggi e a sostenere le attività produttive di un gruppo di donne. Piccoli aiuti, ma dal grande significato. Aiuti che per i Guarani vogliono dire non solo avere l'acqua o la possibilità di comunicare, ma anche il sentirsi non più isolati nella terribile prova che stanno affrontando, come gran parte dei popoli tribali del mondo. È iniziato il sesto secolo del genocidio più lungo, secolo in cui l'arma principale dei popoli indigeni è stata la resistenza all'integrazione per la difesa della loro cultura e identità. Thank you.
tutto questo non ha inciso nella fiducia nel futuro, nella forza delle tradizioni, nel potere degli avi. La differenza dell'essere espressa dai popoli indigeni è la speranza di trovare veramente la terra senza male, e forse non solo per loro. A única que me dá força para lutar essas crianças, essa comunidade. Yeah.